Buongiorno carissimi fratelli e sorelle, 24 dicembre celebriamo la messa della notte della Natività del Signore. Un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, dice il profeta Isaia. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Grande luce alludendo alla liberazione del popolo di Israele dall'esilio babilonese. Ma dopo molti anni questa profezia si compie nell'umiltà del bambino Gesù che nasce nella mangiatoia a Betlemme. Nella lingua ebraica, Betlemme significa casa del pane, di cui Bet, casa, Lemme, pane. Gesù nascendo proprio a Betlemme in una mangiatoia si presenta allora all'umanità come cibo che sfama tutti gli uomini, come cibo che sfama tutti. Ecco la profezia che si compie in lui. È stata ovviamente questa profezia a cambiare la storia dell'umanità, a cambiare la storia del mondo, a cambiare la storia delle nostre vite 2000 anni fa con il mistero dell'incarnazione. In questo momento i nostri antenati cominciarono a sezionare la storia dell'umanità in termini avanti e dopo Cristo, ante Christum natum e post Christum natum. L'incarnazione di Cristo Gesù ha dunque cambiato la storia degli uomini, la percezione delle realtà e le vite umane da sempre. Ovunque Dio si incarna, la vita cambia positivamente e c'è sempre un impatto, proprio come la vita di Maria e Giuseppe è stata sconvolta, è stata cambiata, così come il loro progetto, lasciando spazio al grande progetto della salvezza di Dio per gli uomini. Chi fa spazio a Dio nel suo cuore coopera alla sua opera di salvezza per la propria vita e per quella degli altri. Questo è il senso e lo scopo della Natività del Signore che stiamo celebrando. Trovare posto per Gesù bambino nelle nostre famiglie, nelle nostre vite, nei nostri cuori, per farne veri presepi che lo accolgono e lo presentano, lo offrono all'umanità intera, al mondo. Perché c'è un rischio grosso da evitare, quello di non disporre un posto per il bambino Gesù nella propria casa, nel suo cuore e nella propria vita come lo fecero gli abitanti di Betlemme. Gesù è proprio nato in una mangiatoia e avvolto in fasce in una mangiatoia perché, come dice il Vangelo, non c'era posto per loro nella sala comune. Non c'era posto. Veramente non c'era posto, nemmeno una stanzetta nelle case, veramente non c'era un posto per accogliere Gesù. Ma questo significa perché i cuori erano chiusi, i cuori non erano aperti ad accogliere il Figlio di Dio, il Verbo di Dio incarnato. Per Gesù, come per tante altre persone respinte, la constatazione è purtroppo la stessa oggi come ieri. Le esclusioni, il rifiuto e la mancanza di accoglienza si intensificano. Le velleità alla xenofobia, al razzismo si amplificano. Il nostro mondo erige frontiere e barriere di protezione per difendersi dai poveri invece di difendere dagli poveri. È la contraddizione del mondo odierno. Eppure il Natale ci chiede un rinnovamento interiore, un cambiamento di vita. Non è forse ciò che dice anche San Paolo nella seconda lettura, quando evoca alcune caratteristiche qualificanti della vita cristiana, cioè sobrietà, giustizia, pietà, attesa della beata speranza, zelo per le opere buone. Lo zelo per le opere buone è quello che dobbiamo fare in questo tempo natalizio. Per lui, San Paolo, Cristo è venuto a fare dono della rinascita e dell'eredità eterna a tutta l'umanità, facendo di noi figli di Dio. La festa di Natale, carissimi,
non è dunque il compleanno di Gesù, ma un mistero che si attua nella nostra vita e nella nostra storia umana. Torna ogni anno, invecchia con gli anziani, ringiovanisce con i giovani e rinasce con i bambini. Vogliamo che il mondo cambi? Allora che ognuno di noi cambi il proprio cuore. Questo nostro cuore è il presepe del nostro tempo. Vi auguro una bella festa della Natività. Che Dio vi benedica. Don Staffen Nkodia, servo inutile.